Salvare Pietro Barrera. È la missione quasi impossibile che i consiglieri comunali di Ragusa, Giuseppe Lodestro e Giuseppe Arestia, intendono portare avanti dopo le tensioni scoppiate all'interno del Consiglio provinciale che ha visto prima l'ingresso di Paolo Roccuzzo e subito dopo la defenestrazione del capogruppo provinciale Barrera, appunto in favore di Rosario Burgio, con autosospensione dello stesso Barrera, temporanea o definitiva, a seconda dei termini della velocità di intervento del governatore Raffaele Lombardo, attorno al quale ruota tutto il movimento per l'autonomia provinciale, visto che, dopo la scomparsa del compianto Mimì Arezzo, non c'è ancora una guida ufficiale del partito né uno straccio di congresso per definire ruoli e gerarchie, come chiesto più volte dall'area giovani guidata da Giovanni Capuzzello. Il caso Barrera non doveva succedere, forse non sarebbe successo in presenza di un organismo di partito provinciale forte e capace di decidere. Che non c'è, mentre tutto viene guidato da Lombardo, come testimoniano gli stessi Lodestro e Arestia, reduci dall'incontro di Catania con il governatore. Anche se i suoi suggerimenti in questo caso sono stati disattesi, a quanto sembra, in quella sede alla nostra presenza precisano, il presidente Lombardo aveva suggerito di congelare la nomina del nuovo capogruppo consiliare e di lavorare per recuperare una condizione di collaborazione tra tutti e tre i consiglieri. Avremmo preferito che i vertici provinciali, continuano Lodestro ed Arestia, si fossero occupati di porre le basi per affrontare una dura campagna elettorale alle porte, piuttosto che aprire uno scontro interno di tale portata. Quali vertici provinciali? Non è dato saperlo, e le alleanze politiche in prospettiva più che una certezza appaiono una roulette russa. Terzo polo OPD senza SEL e DDV, le incertezze a pochi mesi dalle elezioni regnano in casa MPA e la situazione, raccogliendo le dichiarazioni della base del movimento autonomista, non sembra affatto serena. Lombardo chiarirà presto ogni cosa? Forse, ma al momento restano le nubi.